rapidíssimo. There's all sorts of crazy stuff under the ring, and all of it can inflict a lot of damage on an opponent. Oh, attenzione, ha preso la seconda porchetta, la candlestick. Another stiff kick. Ancora, attenzione! Attenzione qui! Non ci credo. Snapper driver, è finita. Uno, due, no! Si salva ancora, come da riascello. Pizzutellona ha una durabilità nel ring clamorosa, clamorosa, ragazzi. Ma qui, aia, colpo illegale qui. Oh, ha preso lo spazzolone di nuovo. Salta però c'è la Pizzutellona, è più veloce, e infatti qua la devasta. Qua non ne ha più, dai. Non ne ha più, di nuovo. Mamma mia, che brutto colpo. E penso che sia veramente finita qua. Eh sì, è in tutta fretta. Ed è un 3-0 che sa di amarognolo davvero. 1, 2 e 3. Pizzutellona dunque ribadisce il suo status di prima sfidante al titolo di campionessa femminile detenuta da Nati, e la che le due si affronteranno nel Survival Series. Beh ragazzi, insomma, un match che Meg voleva, cioè Meg si è giocato proprio da fare molto di più, secondo me, molto lenta con gli oggetti contundenti, poca esperienza, l'ha dimostrato oggi. Pizzutellona va a vincere e arriverà il Survival Series con un morale in pop, davvero con un morale alle stelle. Sarà in azione, ma non conosciamo ancora il nome del suo avversario, del suo sfidante. Vediamo se cerco qualcun altro, ce lo dirà. Prima un provo pubblicitario e poi torniamo sul ring. Trapped inside.
Rockstone shot when I want, and I think that one night only will be the right place to crown my dream. Fire!
folks, October 20th, the day of your end, you and me, for the WWEF title. Sarà andato via dall'arena. Staremo a vedere chi sarà quindi l'avversario di Rockstone quest'oggi.